Ciao a tutti amici di Bistory, i nostri fan, i nostri componenti della grande community del nostro podcast sulla storia della storia. Oggi una puntata particolare, come succede sempre alla fine delle serie. Questa è la fine della terza serie, la presentazione della quarta che andrà poi in podcast in autunno. Come sempre puntata confidential, cioè non soltanto il sottoscritto come voce di Bistory, ma insieme a me il mio coautore, regista e colui il quale si occupa delle atmosfere e dei suoni di Bistory, Sebastian Paolo Righi. Ciao a tutti, sono molto contento di essere qui e finalmente di tornare a prestare la mia voce, oltre che le mie manine, sì, a produrre le puntate di Bistory, ma come sempre anche nella parte grafica, di cui sono molto orgoglioso, soprattutto questa stagione. Puntata particolare, dicevo, perché non siamo soltanto noi a parlare un po' dei contenuti, del passato, del futuro di Bistory, ma avremo una serie di incontri virtuali. Ormai ci siamo abituati in questi mesi agli incontri a distanza, in questo caso due fantastici podcaster amici che sono Marco Cappelli di Storia d'Italia e Chiara Boracchi di Archeoparole, due podcaster con cui stiamo facendo tante cose e che sono con noi forse coloro i quali portano avanti la storia e la narrazione storica all'interno dei podcast nazionali più conosciuti. In più avremo anche una persona che fa parte di Fatti per la Storia, che è un gruppo di storici, un think tank di storia, fattiperlastoria.it, con cui faremo delle cose nella prossima stagione che sono sicuramente un elemento con cui ci piacerà collaborare. Quindi, oltre a questo, chiaramente parleremo un po' in libertà delle idee che abbiamo sul passato, sul presente, non solo dell'umanità, come sempre in Bistory, ma anche di Bistory stessa. È anche un'occasione per ringraziarvi tantissimo. Abbiamo festeggiato poco prima delle vacanze il 500.000 d'ascolti e possiamo dirvi che abbiamo fatto soltanto nel mese di agosto e una manciata di giorni di luglio i 100.000 che ci servivano per arrivare a 600.000, quindi a breve dovrò fare anche quel francobollo. No, adesso aspettiamo soltanto la grafica del milione che arriverà con la nuova serie, speriamo prima, ma sicuramente con la nuova serie. Allora, partiamo da qualcosa che sicuramente interessa chi è un appassionato di Bistory, prima di sentire i nostri amici al telefono e in collegamento come vi abbiamo promesso. Allora, la prima cosa che ci teniamo a raccontarvi è che ovviamente Bistory non si ferma, nel senso si fermerà per qualche settimana, perché nel frattempo stiamo macinando dei nuovi progetti che potrete sentire molto presto, ma ritornerà poi in edizione autunnale, diciamo così, autunnale invernale. Di che cosa vogliamo parlare? Allora, non cambia il format di Bistory, è collaudatissimo, seguitissimo, e quindi sicuramente continueremo a parlare di personaggi che hanno fatto la storia attraverso una partecipazione, diciamo, che molto spesso è poco conosciuta, agli avvenimenti più importanti, ma cosa che abbiamo portato avanti sempre di più durante i lockdown recenti e poi anche nei mesi estivi, cominceremo e continueremo a parlare di personaggi che ci richiamano un collegamento con quello che è il nostro presente. Abbiamo parlato durante il lockdown, abbiamo fatto due puntate speciali che erano intitolate 1348 e 1353, la prima 1348 l'Apocalisse, 1353 il Rinascimento, in cui abbiamo raccontato un periodo storico di transizione clamorosa tra la grande peste del 1300 appunto e la nascita del Rinascimento, e il fatto che questo punto di, come dire, svolta della storia dell'Europa e soprattutto di svolta della storia d'Italia sia incredibilmente simile per alcuni aspetti a quello che sta succedendo in questi mesi. Quindi un momento di grande spavento, di grande sbigottimento epocale e poi come dire, delle radici da cui nasce un germoglio. Il nostro augurio era che quel racconto di quel germoglio, che è stato un germoglio incredibile, bellissimo, di grande cultura, di nascita di rinascita della cultura europea con il Rinascimento, possa essere un viatico buono per appunto questi mesi e segni proprio una rinascita della cultura italiana, del modo di vivere italiano-europeo dopo una grande paura, il grande spavento del Covid che purtroppo ancora non ci siamo messi alle spalle. Beh, ricordiamo che allora non eravamo a registrare qua negli studi di Never Was Radio, ma Andrea ha registrato in uno studio homemade in un armadio di casa sua e mi ha spedito
tutti i file audio che ho montato sul mio balconcino. Diciamo che tutto ciò che è stato per mesi, per anni ormai, 2 anni quasi che facciamo Bistory, una grande organizzazione di studio e di competenze tecniche, si è ridotto durante il lockdown a ovattare le pareti di un armadio con dei plaid trapuntati e di montare con un computer casalingo ciò che producevamo. Devo dire che però il risultato è stato buono, ma vorrei riprendere un attimo, perché non abbiamo finito solo con quelle 2 puntate speciali. Poi, sull'onda di quello che è stato il grande movimento internazionale del Black Lives Matter e come dire, della grande discussione che c'è sul tema del razzismo, della discriminazione, eccetera, abbiamo ideato e raccontato la storia di Leopoldo II, ovviamente un personaggio che dal punto di vista contestuale poco c'entra con le proteste del periodo storico che stiamo vivendo, ma che in realtà, se usciamo da quel contesto, invece è molto interessante e molto associato al concetto, se vogliamo, di ritorno di un certo tipo di discriminazione, di razzismo, di revisione di un certo passato, di cui si può essere d'accordo o meno. Abbiamo anche ragionato attraverso gli editoriali che trovate sul sito della radio nevosradio.it di come un pochino noi la pensiamo, ma raccontando la storia di Leopoldo II e di un'epoca coloniale della seconda metà dell'Ottocento così brutale, nel caso del re del Belgio in Congo, abbiamo raccontato come forse l'origine di ciò che sta avvenendo oggi non è poi così nascosta nella storia, si conosce, e lì basta raccontarla, capirla. Alcuni monumenti, per esempio il monumento che c'è a Leopoldo II in centro a Bruxelles, ancora c'è, ha probabilmente un senso storico, bisogna forse contestualizzarlo, e il dibattito per esempio sulla la conservazione, l'abbattimento delle vestigia storiche che ci riportano a personaggi che con la mentalità di oggi non sono così apprezzati, forse è qualcosa che vale la pena di raccontare, di discutere, ancorché non vogliamo che ci sia una posizione ufficiale di Bistory da questo punto di vista. È importante però conoscere per poter scegliere. Abbiamo poi affrontato e raccontato la storia di un grande come Cassius Clay, anzi Muhammad Ali, devo dirlo, personalmente ho adorato sonorizzare quella puntata. Super funk. E devo ammettere che tutti i nostri ascoltatori, i nostri fan, hanno apprezzato tantissimo. Sì, il mondo della cosiddetta blaxploitation, cioè questa musica degli anni 60, più anni degli anni 70, dei quartieri, dei quartieri neri di New York, che è diventata poi una musica di base di quell'epoca e che benissimo funzionava con la storia di Muhammad Ali, che noi abbiamo voluto raccontare non in maniera banale. Chiaramente Bistory, come sapete, racconta personaggi un po' nascosti della storia. Muhammad Ali non è assolutamente un personaggio non conosciuto della storia, anzi lui si autodefiniva the greatest, ma anche gli altri lo dicevano, è probabilmente, se non il più grande, uno di 5 più grandi componenti del pantheon sportivo del XX secolo. Abbiamo raccontato un Muhammad Ali diverso, dietro le quinte, che pochissimi conoscono, che è quello della lotta politica per i diritti delle popolazioni e comunque dei gruppi afroamericani, e non solo degli afroamericani in realtà. Quindi un personaggio politico a tutto tondo. Una storia che è collegata alla guerra del Vietnam. Abbiamo raccontato di quanto lui abbia perso dal punto di vista economico, dal punto di vista sportivo, per una battaglia a favore della libertà di non andare in guerra. Quindi diciamo che abbiamo raccontato forse in quel caso il lato B di Muhammad Ali. Sapete benissimo che Bistory, almeno quasi in tutte le puntate, se non negli speciali, dove questa cosa magari viene un po' annacquata, si occupa anche di una fase di crime, diciamo, quindi la morte di questi personaggi, che è un po' il punto di partenza di un racconto. E nel caso di Muhammad Ali è una delle parti fondamentali della battaglia della sua vita contro una malattia che è purtroppo una malattia dei nostri tempi, cioè il morbo di Parkinson, che fin da quando lui era in realtà giovane, poco più che quarantenne, l'ha colpito, probabilmente anche a causa dei colpi subiti durante la sua carriera sportiva, e questo ha dato ancora più spinta
a questo personaggio che è stato un personaggio politico, un personaggio sui diritti e alla fine della sua vita anche un personaggio per i diritti dei malati e per supportare tutto ciò che può fare in modo che dei malati come i malati parkinsoniani abbiano dei diritti, abbiano possibilità di speranza, di vittoria sulla loro malattia e abbiano, e l'hanno avuto fino al momento in cui purtroppo Moedali è morto, un simbolo di rappresentanza conosciuto a livello universale. Quest'anno poi Bisbury ha visto altre sperimentazioni. Poco prima del lockdown, infatti, abbiamo realizzato due puntate speciali legate ai nostri amici a quattro zampe. Questa è un'altra cosa che ci piace molto e a cui teniamo molto e che secondo me può tornare, diciamo, anche nel futuro. Una delle cose che si raccontano molto spesso sono eventi, anzi che si raccontano sempre, sono eventi che appartengono all'umanità come se l'umanità fosse l'unico abitante del nostro pianeta. A proposito di situazioni del passato che raccontano anche situazioni del presente e del futuro, sicuramente l'elemento green, l'elemento ambientale è un elemento fondamentale che non si può oggi non solo rinnegare, ma di cui non si può non parlare. E il fatto di avere un certo tipo di rapporto con gli altri abitanti del pianeta Terra, cioè gli animali, è una cosa che ci è piaciuto raccontare attraverso l'occhio della storia. Un occhio della storia chiaramente strano, in cui questi animali forse non erano rispettati come oggi si vorrebbe che fossero. Per esempio, parliamo di Annone, il famoso elefante di Leone X, era un po' poverino, un oggetto da oggi diremmo da baraccone, una specie di giostra esotica al servizio di un papa rinascimentale che tutto era meno che un padre pastore, diciamo, religioso. Ecco, però raccontare anche questi personaggi non umani, ma che fanno parte della storia umana, ci è sembrato una cosa interessante. Per me personalmente, che sono un grande amante e possessore, se la parola possessore non mi piace, diciamo coabitante, come dire, coinquilino di animali, è una cosa che ci è piaciuta molto. Quindi anche questo aspetto, se volete, è un aspetto che in futuro potrà essere ripreso sicuramente. Per esempio, capire quale poteva essere nelle epoche passate la mentalità ambientale, cioè il rapporto verso il resto del mondo. Pensiamo per esempio all'epoca della rivoluzione industriale, a quante persone vivevano e lavoravano in condizioni ambientali assolutamente impossibili tra la fine del 700 e l'800 in Inghilterra e poi negli altri paesi europei in cui la seconda rivoluzione industriale arrivò, e come questa cosa poi ha segnato il destino dell'umanità, nel senso che ancora oggi come dire, risentiamo di quella spinta tecnologica che per qualcuno ha migliorato la vita dell'uomo, ma che in realtà ha forse condannato la Terra, che poi si sta riversando in cascata nei paesi di recente industrializzazione all'interno del mondo. Quindi anche quello, e ci sono tantissimi personaggi che vanno raccontati, che magari non sono conosciuti appunto nel rapporto con il nostro pianeta, dal punto di vista ambientale, dal punto di vista animale, dal punto di vista appunto della vita non antropica. Ecco. Anche questa stagione ha avuto il suo personaggio femminile. E che donna! Una grande donna del Risorgimento italiano, anche se lei poi non era italiana, e questo non tutti lo sanno, che era Anita Garibaldi. Tra l'altro Anita è un nome che va di moda tantissimo in questo periodo, tantissime bambine si chiamano Anita, è un po' un recupero di un nome ottocentesco che però ci piace molto. Tra l'altro in uno dei miei giri di quest'estate, purtroppo limitati rispetto ai soliti giri che mi piace fare d'estate in giro per il mondo, sono passato da Roma e ovviamente sono andato a portare un fiore sul monumento dove ci sono poi anche le ceneri di Anita Garibaldi sul Gianicolo, uno dei posti più belli di Roma, e vi consiglio caldamente, se siete vicino a Roma o se vi capita di andare a Roma, di fare un giro sul Gianicolo, dove c'è una vista stupenda, magari a mezzogiorno quando sparano anche il colpo di cannone che fa diciamo scandisce l'orario per tutta Roma, dove vicino al monumento che c'è in cima al Gianicolo di Garibaldi, a tutti i busti dei personaggi importanti della Repubblica Romana e del Risorgimento, c'è questo bellissimo monumento di Anita Garibaldi di cui abbiamo parlato diffusamente alla fine della puntata di Bisbury. Ma siccome stiamo parlando di grandi donne, ok, possiamo lanciare la prima intervista, che è una grande donna contemporanea, che è una nostra amica e che è Chiara Boracchi, che è, diciamo, la nume tutelare del podcast Archeoparole e una dei componenti del think tank
Archeostorie. Quindi proviamo a sentire Chiara Boracchi. Allora, innanzitutto ciao a tutti, grazie mille dell'invito, io sono contentissima di essere in collegamento con voi perché come sapete siete le mie rockstar, ve lo dico spesso. Allora, intanto Archeostorie, che cos'è? Archeostorie nasce praticamente come si dice oggi un think tank, è un gruppo di riflessione su come divulgare e raccontare in modo diverso i beni culturali, in particolare i beni archeologici. Nasce, diciamo, dopo l'esperienza di un libro, Cinzia Dalmaso, che è la direttrice di Archeostorie, aveva raccolto diversi archeoblogger che poi appunto sono andati a scrivere questo primo libro, Archeostorie. Io all'epoca non c'ero, sono entrata in contatto dopo con Archeostorie, però appunto si è formato questo gruppo che ha dato vita a un magazine che è archeostorie.it e a un journal scientifico. Tra i vari progetti, un giorno io a Cinzia ho proposto: ma perché non facciamo un podcast? Io vengo dalla radio, lavoro anche da tanti anni alla Gate Radio. Che cos'è Archeoparole? Archeoparole è una sfida. Raccontare l'archeologia attraverso i podcast, in particolare raccontare le parole difficili dell'archeologia attraverso i podcast. Perché? Perché il linguaggio archeologico, come in tutti i settori, ovviamente si sviluppa un linguaggio specialistico. E quando un visitatore entra in un museo e vede sulle didascalie nomi strani come Kilix o Sillumapelta, può magari essere spiazzato. Allora l'idea qual è stata? È dire che questi oggetti con questi nomi così strani in realtà sono oggetti che sono appartenuti a qualcuno e forse una versione moderna ce l'avete anche voi a casa. Per esempio, Doscillum non è nient'altro che una decorazione da giardino e è assimilabile a quello che potrebbe essere il vaso di margherite che penzola da un gazebo. Beh, una delle cifre di Archeoparole è sempre quella anche di metterci un pochino di ironia, oltre ad avere un racconto molto narrativo, molto, come dire, coinvolgente su questi termini che possono sembrare a prima vista così un po' oppositivi. La tua chiave un po' ironica c'è sempre ed è un po' un filo conduttore anche questo, che fa parte dell'immersività all'interno di un argomento che la maggior parte delle persone che sentono Archeostorie probabilmente non conoscono. Non so, una puntata che si chiama Opus Sectile, il pavimento di lusso che non avrai mai. Ma sì, non dobbiamo prenderci troppo sul serio, anche perché prendersi sul serio è proprio il modo peggiore per presentare discipline così che possono appunto sembrare così distanti come l'archeologia. In realtà invece raccontare le cose come stavano, quindi parlare proprio degli oggetti, di come erano fatti, che cos'erano, che cosa servivano, e raccontarli con un po' di ironia serve insomma a rompere il ghiaccio, no? Forse a avvicinare anche un po' le persone, perché poi l'importante è suscitare curiosità. E proprio, cioè, proprio per aumentare la curiosità abbiamo un progetto che abbiamo fatto insieme, tu, Marco Cappelli, Cinzia Dalmaso, Rossella Pivanti e anche noi di Bistori. Allora, il nostro progetto è un libro. È la terza avventura cartacea di Archeostorie. È un libro sui branded podcast per aziende e istituzioni culturali, quindi ha una doppia vocazione. E si intitola precisamente, diciamolo perché tra poco sarà in tutte le librerie, quindi tutti gli ascoltatori di Bistori vorranno comprarlo e leggere le prestigiose parole scritte dal sottoscritto, da Sebastian Polorighi, da Chiara Boracchi, da Marco Cappelli e da tutti i grandi podcaster di storia e narrazione d'Italia. Quindi, allora, branded podcast, dal racconto alla promozione, come dare voce ad aziende e istituzioni culturali, a cura di Chiara Boracchi.
casa editrice Dario Flaccovio editore. E appunto questo progetto, dicevi bene tu, è un progetto corale, siamo molti autori, per la precisione 9 autori. E che cosa vuole fare questo libro? Vuole intanto parlare dei branded podcast, che appunto sono storie che estraggono i valori del brand che può essere appunto il marchio di un'azienda o perché no un museo o un'associazione culturale. Nel nostro caso, per quanto mi riguarda, ho parlato un po' delle narrazioni all'interno del fare podcast, come funziona narrare attraverso un podcast, mentre per quanto riguarda Paolo Sebastian Righi, lui ha un po' raccontato un'esperienza particolare appunto di mondo dell'ascolto culturale. Sì, diciamo che ho trattato come realizzare un'esperienza immersiva diversa per i musei, almeno ho raccontato la mia esperienza con i musei di Varese, anche per gettare un segnale di speranza, di far evolvere le classiche audioguide in qualcosa di nuovo. Quindi tutte le associazioni culturali multimilionarie, che sappiamo che esistono anche se sono nascoste, e che si occupano di musei, di archeologia, di storia, non ce lo dicono, vengano a noi, dicono. Vengano a noi. Però questo dovrebbe darci una spinta a sperimentare, a investire anche in questo medium che è il podcast, che è appunto un medium che in questo momento è esplorato da tante aziende e inizia a essere esplorato anche dalle istituzioni culturali, perché può dare veramente un ritorno a chi ci lavora e al territorio, quindi perché no? Beh, quindi diciamo a tutti i fan di Bistory che ascolteranno questa puntata speciale Confidential di Bistory, cominciate a investire. Dal 1 ottobre 2020 è uscito il libro Branded Podcast a cura di Chiara Boracchi, con tanti capitoli scritti da tanti podcaster molto bravi. Flaccovio editore, si troverà penso in tutte le librerie, in tutte le risorse online, e quindi è importante che anche questo diventi un messaggio da distribuire a coloro i quali la cultura la finanziano, la supportano, e quindi che sappiano che esiste anche questo modo di fare cultura, questo modo di raccontare, sia con Archeostorie, archeostorie.it ve lo ricordo, Archeoparole, podcast di Chiara su tutte le principali piattaforme di podcast da Spreaker in giù, e quindi forza. Chiara, ti ringraziamo. Grazie Andrea, grazie Paolo, grazie mille. E ci sentiamo quanto prima. Grazie Chiara ancora. Ciao. Grazie ragazzi, un bacio, ciao. Grazie Chiara, una intervista bellissima, ma torniamo invece al nostro Confidential. Passiamo a un altro argomento, parlavamo prima dei temi che ci piace riprendere della storia, ma che hanno poi una corrispondenza di qualcosa che sta succedendo nel periodo in cui escono le puntate, ma poi in realtà sono problematiche della nostra epoca, dei nostri anni. Per esempio, adesso manca qualche settimana, ma ci saranno le elezioni americane, ci sono state elezioni in Italia, ci sono stati grandi, dicevamo prima, problematiche relative alla discriminazione, al razzismo. Oggi secondo noi è un tema molto importante, ma non tanto per continuare a parlare di una cosa su cui dobbiamo fare mente locale, forse anche batterci il petto, ma perché è un elemento fondamentale della nostra società, il diritto civile che possono avere tutti gli uomini di essere uguali, e che è sancito da dei precisi diritti non soltanto costituzionali, ma anche che noi diamo ai diritti globali dell'uomo. Quindi è importante che queste cose siano sempre reiterate, sempre dichiarate, raccontate magari anche raccontando persone che erano invece persone che il razzismo non dico che l'avessero inventato, ma che lo vivevano, perché nelle epoche passate era qualcosa che poteva essere tollerato, anzi che era diffuso. Nell'Ottocento forse la maggior parte della popolazione europea, anzi senza forse, aveva idee razziste, l'antisemitismo era diffusissimo,
Questo non giustifica il fatto, per esempio, che poi in Italia e in Germania ci siano state delle leggi razziali e delle cose, degli abomini storici come l'Olocausto, ma in realtà dobbiamo anche cercare di comprendere qual era la mentalità corrente di quell'epoca. La cosa è diversa tra l'Ottocento e il Novecento, nel senso che chiaramente la visione ottocentesca è una visione, diciamo, gli storici direbbero positivista, evoluzionista. Erano l'epoca in cui Darwin scopriva che c'era un evoluzionismo, che dalla scimmia si era passati all'uomo, e quindi questo veniva riportato anche nelle società del mondo. C'erano società che si dicevano progredite, altre che erano preistoriche, che erano primitive, che andavano civilizzate, cosa che poi l'antropologia ha assolutamente smontato negli anni del Novecento. E nonostante questo, nei decenni successivi ci è capitato di avere fascismo, nazismo, di avere razzismo diffuso anche per legge. Quindi non è che raccontando il passato e dicendo che la mentalità generale probabilmente era più razzista, anzi sicuramente molto più razzista di oggi, si vuole giustificare quel tipo di mentalità, ma bisogna conoscere e capire come si è evoluta la storia della nostra epoca. Mi ha sorpreso in positivo invece la scoperta che, nonostante tutto, personaggi illustri come Arthur Conan Doyle invece si battevano per far ragionare i loro contemporanei sul problema. Lo stesso Mark Twain, che tra l'altro anche raccontava delle storie che oggi addirittura possono sembrarci forse un po' razziste, ma che in realtà erano figlie della propria epoca ed erano scritte da personaggi, ripeto, come Conan Doyle e Mark Twain, che anche poco seguiti dal resto della popolazione si battevano per cercare di far comprendere che la discriminazione razziale era una cosa che non esisteva scientificamente, anche se poi bisogna attendere dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando gli studi sul DNA sono diventati, diciamo, la cosa più importante dal punto di vista della biologia umana, che hanno decretato che non esistono razze umane dal punto di vista genetico. L'essere umano è nato qualche milione di anni fa, è rimasto residente in zone africane per quasi la maggior parte di questi milioni di anni, e poi 200.000 anni fa c'è stata una specie di movimento migratorio dal centro dell'Africa verso tutti gli altri, le altre zone del mondo, per cui questi 200.000 anni non sono sufficienti, dice la scienza, per creare delle razze diverse, tanto è vero che il genoma umano di uomini bianchi, neri o di provenienze diverse sono uguali quasi per il 100%, 99, qualcosa. Questo è diverso, per esempio, dai cani. I cani di hanno invece uno sviluppo nella storia e nella preistoria più lungo, che ha consentito la diversificazione tassonomica della genetica, per cui abbiamo delle razze vere e proprie diverse, con caratteristiche diverse e dei genomi leggermente diversi. Per la razza umana non è possibile, è scientificamente provato, anzi si è trovato che c'è più differenza molto spesso tra componenti, per esempio, di una popolazione europea tra di loro nel codice genetico, di quanto ce ne sia tra un europeo e un africano o un asiatico. Quindi questa cosa scientificamente abbatte tutti i preconcetti. Purtroppo i preconcetti però sono culturali e quindi vanno un attimo smossi e rimossi anche attraverso il racconto della storia. Forse anche attraverso la rivalutazione di alcuni monumenti, noi pensiamo di sì, bisogna anche tener conto forse che i monumenti vanno contestualizzati più che abbattuti, e quindi raccontano una storia che rimane la nostra storia, basta conoscerli, e noi cerchiamo di lavorare per questo. Stiamo però ricevendo una telefonata da Skype. Chi sarà mai? Secondo me suona estero. Abbiamo parlato prima di Leopoldo II a proposito di colonialismo, e quindi Bruxelles su Bruxelles, andiamo direttamente da Bruxelles. E chi troviamo a Bruxelles di particolare? Eccoci allora con il nostro amico Marco Cappelli. Ciao Marco, benvenuto. Ciao Marco. Ciao a entrambi, è veramente un onore e un piacere, cari colleghi. Perché chiamare Marco in questo confidential di chiusura della terza serie di Bistori? Perché siamo, diciamo, fratelli, più che cugini siamo fratelli, fratelli podcaster appassionati di storia che cercano di distribuire contenuti storici. E quindi la prima domanda: che cos'è Storia d'Italia, che cosa racconta e come nasce, diciamo? Allora, Storia d'Italia nasce perché io ero un grande appassionato di podcast di storia
Soprattutto in lingua inglese, devo dire la verità, voi avete iniziato proprio quando io stavo iniziando a pensare al podcast e quando io sono andato a cercare podcast in italiano di storia, del tipo che piaceva a me, soprattutto quelli narrativi che parlano di un'intera epoca su lungo periodo, ho visto che non c'erano. E la prima volta che l'ho notato ho detto, ah, strano. La seconda, poi dopo ci ho ripensato poi un po' su e ho detto, ma forse potrei addirittura pensare di farlo io. Questa è tutto nato così sostanzialmente. E l'idea originale era di coprire la storia post-romana, cioè dopo la storia dell'impero romano, e andare in ordine cronologico. Quindi quello che mi era venuto in mente di fare era di iniziare con il famoso 476, che è l'anno della fine dell'impero romano, almeno così credevo. Poi più ho studiato l'argomento, più mi sono reso conto che era la data forse meno interessante, meno importante di quel periodo, e allora mi sono detto o vado un po' più avanti o vado un po' più indietro. Quindi alla fine ho deciso di iniziare con Costantino, e questo è proprio il format, la particolarità del mio format, che è la differenza rispetto ad altri, che poi c'è spazio per tutti, quindi tutti i format sono giusti. La particolare mio è che parto da un punto preciso della storia e poi la narro ad oltranza, cercando di dare proprio un senso narrativo, quasi di un romanzo della storia. Ma la cosa importante è l'elemento narrativo che ci accomuna, quindi la seconda, diciamo, domanda, la seconda cosa su cui ci piacerebbe parlare è proprio questo fatto per cui la storia, che è sempre un po' stata trattata o come mezzo di divulgazione, anche un po' pizzoso, un po' per aiutare quelli che non riuscivano a superare l'esame di terza media a imparare meglio, come dire, la vita di Napoleone. Ecco, nei podcast questo aspetto divulgativo viene arricchito da una fase di narrazione, quindi di racconto. Ecco, la domanda è: quanto in Storia d'Italia tu riservi alla narrazione, diciamo, che gli storici, nessuno di noi due, di noi tre, anzi, perché c'è anche Paolo che si occupa della parte, diciamo, più sonora, è uno storico, però siamo dei narratori. Ecco, qual è la parte diciamo assegnata alla narrazione, alla parte, se vogliamo, anche un po' il termine non è correttissimo, ma lo uso lo stesso, romanzata, rispetto invece a quella che è la componente che deriva dalle fonti primarie, dalle fonti secondarie, dalle fonti storiche, insomma, dalla realtà dei fatti storici, che è un concetto che non si usa più, ma che rende bene l'idea, insomma. Beh, è una domanda interessantissima. Innanzitutto vorrei dire che la storia, come spesso ci è stata insegnata, era un mezzo di noia di massa, quindi sicuramente la reazione di molti è proprio quella di dire, occhio, la storia, sono la data, l'imperatore, il re, il nome, quell'anno, e questo ovviamente crea un peso sulla storia come un qualcosa di noioso da apprendere. Invece, come sappiamo bene, alla base della storia ci sono gli stessi elementi costitutivi del romanzo. Entrambi hanno gli stessi ingredienti, le passioni, diciamo le sfide dell'umanità, tutta la parte emozionale che c'è e di come funzioniamo noi esseri umani, come ci colleghiamo tra di noi, quali sono le nostre relazioni l'uno con l'altro. Quindi questi elementi non è che, in un certo senso, non è che vanno particolarmente saltati. Sono già dentro la storia, io sono convinto che siano già lì dentro, vanno solo portati alla superficie. Quindi non cerco di svicolare la domanda, ma non penso che ci sia tanto da aggiungere rispetto ai fatti che si trovano nelle fonti primarie e secondarie. Fonti primarie e secondarie, per chi non lo sa, le fonti primarie sono gli scrittori magari antichi, le fonti secondarie sono gli storici che parlano del periodo storico in questione. Quindi non è che ci si debba aggiungere così tanto a questo cuore di fatti. Quello che occorre fare per rendere la storia narrativa è semplicemente spiegare come funzionava il processo decisionale delle persone, perché hanno preso quelle decisioni. Per esempio, una storia, diciamo, versione noiosa potrebbe dire quell'imperatore ha deciso di combattere questa battaglia contro questo nemico e l'ha vinta. È un fatto. La questione è: ma perché?
cosa c'era dietro, qual era la ragione di fondo che ha spinto quell'imperatore a prendere quella decisione, cosa pensavano i suoi sudditi di questa decisione, cosa pensavano i suoi nemici, quali sono state le conseguenze, cosa pensavano nell'altro regno della stessa questione. Quindi non è che non occorre aggiungere cose, semplicemente cercare la natura umana nei fatti. Sì, una delle cose che io dico sempre è uno scherzo semantico della lingua italiana rispetto per esempio all'inglese. Cioè, in inglese ci sono due parole, history e story, che invece in Italia non ci sono, per cui in Italia la parola storia vuol dire sia storia, diciamo così con la S maiuscola, cioè il racconto dei fatti del passato, e poi invece vuol dire anche storia, nel senso una costruzione narrativa che prevede una serie di precisi meccanismi per essere, diciamo, appetibile a chi in questo caso le ascolta. E questa differenza semantica che l'italiano ci offre, cioè di mischiare la storia, le storie e la storia con la S maiuscola, ci troviamo, io penso, in entrambi i progetti, cioè sia Bistory che Storia d'Italia ha un po' questo nucleo, anche di far capire, se vogliamo, delle mentalità del passato che possono comunque essere foriere di suggerimenti per, come dire, il corretto pensiero del presente. Noi tra l'altro su questa cosa ci stiamo lavorando molto, cioè nel senso raccontare delle storie appartenenti alla storia che possono accendere un faro ed illuminare qualcosa che sta avvenendo nella contemporaneità è assolutamente una cosa che ci interessa molto. E penso che anche nel tardo antico ci siano dei punti in cui accendendo una luce si può ragionare sul presente. Oh, ma assolutamente. La cosa sconvolgente di parlare degli uomini antichi è rendersi conto di quanto siano simili a noi. In tutto e per tutto, spesso noi abbiamo un'idea distorta di persone con un'altra moralità o un altro modo di pensare, e in parte questo è vero. Ma le questioni di fondo dell'essere umano sono una costante in ogni luogo, in ogni epoca, e quindi si trovano, per esempio, si trova il problema della corruzione nello Stato romano, molto simile alla corruzione nello Stato italiano contemporaneo, o le inefficienze della burocrazia, la tendenza per esempio della burocrazia a riprodursi e a non cancellarsi mai. Ci sono una serie di leitmotiv che si trovano nella storia antica che possono illuminare esattamente, come hai detto tu, il presente. E l'altra cosa a cui io tengo molto è l'immedesimazione, quindi cercare di vedere lo stesso avvenimento da più punti di vista. Quando noi parliamo le invasioni barbariche, sono invasioni, arrivano questi con l'elmo cornuto che non esisteva e invadono l'impero romano, cercare di medesimarsi anche nell'invasore, che poi si scopre non è un invasore, adesso non voglio andare a fare tutta la storia, però la questione è cercare di capire cosa ha spinto queste persone ad attraversare un fiume gelato per entrare nell'impero romano. Questo è veramente, io lo trovo affascinante, e una volta che si riesce ad immedesimarsi nell'altro, questo esercizio di immedesimazione aiuta anche a leggere il presente. Invece ho un'ultima cosa invece da chiederti, con Andrea ne parliamo spesso, ed è una peculiarità del tuo podcast, ovvero la tua fantastica e favolosa fanbase. E hai un gruppo super attivo, le persone sono proprio partecipe della creazione dei tuoi progetti. Come è nata questa fanbase, che è veramente veramente appassionata? Sì. Allora, sono molto fortunato in generale. La cosa che secondo me aiuta la fanbase è proprio il concetto di continuità. Essendo un romanzo della storia, le persone aspettano la prossima puntata, anche se in teoria ognuno può andarsi a leggere insomma cosa è successo dopo, però proprio aspettano e me lo chiedono. Ogni tanto qualcuno mi scrive e dice: ma il prossimo episodio quando è che esce esattamente e di che cosa parli, insomma, perché c'è questo senso di attesa della prossima puntata, perché è il prosieguo di quella precedente. Quindi questa è una cosa che ha aiutato sicuramente. L'altra cosa è che io sono molto attivo sui social, quindi e da subito ho pensato sui social, ho detto: non voglio pubblicare solo le mie
i miei episodi, ma voglio creare qualcosa che vada oltre l'episodio in sé e parlare di quell'argomento mettendoci le cose che non sono riuscito a mettere nell'episodio o cose che sono visuali e che quindi non possono stare dentro a un podcast. Quindi per esempio il mosaico di quel periodo, la villa scavata di quel periodo, la moneta con la faccia di quell'imperatore, così da visualizzare la mappa anche, no? Visualizzare la storia oltre ad ascoltarla. E questo crea questo circuito, perché poi le persone che ascoltano vanno a seguire su Facebook, su Instagram o su Twitter e vanno a vedere i contenuti integrativi che io pubblico quasi ogni giorno sull'argomento, che mi costano poco tempo, perché io la maggior parte di quella ricerca l'ho già, come Andrea saprà benissimo, quello che entra dentro alla fine un episodio è forse il 10% di quello che hai ricercato, quindi... sono anche contento di far fuoriuscire un pochino di quella ricerca che ho fatto. Quindi questa cosa qui ha anche aiutato la fanbase a seguire, per scoprire anche ogni giorno delle cose nuove su quel periodo storico. E poi di nuovo questo concetto di continuità, le pagine di storia di solito parlano di argomenti ogni giorno diversi, mentre io continuo in questo continuum costante che permette alle persone, anche che mi seguono, qualcuno mi segue anche solo sui social, di vedere l'evoluzione proprio della storia quasi in presa diretta, no? Insomma, vedendo poi mano a mano cosa cambia lungo la storia. Bene, allora diciamo che, innanzitutto ricordiamo il sito italiastar.com, che è il sito padre di Storia d'Italia, e poi ovviamente il podcast su tutte le risorse podcast che i nostri ascoltatori ben conoscono: Spreaker, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Niente, Marco, noi ti ringraziamo. Grazie mille per avermi avuto, è veramente un piacere, e non l'ho detto, ma io sono un grande ammiratore di Bisturi. E come abbiamo detto, è una tipologia diversa. A me piace tantissimo perché tira fuori come il Blue Notte della storia. Tira fuori personaggi e quello che è straordinario in alcuni personaggi secondari. Io ho adorato Mountbatten, fantastico, anche assolutamente sono un grande ammiratore, bravi, complimenti, e mi inchino di fronte anche alla capacità tecnica, ovviamente, che un neofita come me non può sperare di raggiungere. Grazie mille, grazie. Marco Cappelli di Storia d'Italia, e... ti salutiamo e ci rivediamo al prossimo appuntamento possibile. Grazie Marco, ciao. 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 Amico Marco Cappelli, è stato molto bello parlare con lui, speriamo di fare tante cose insieme. Storia d'Italia, ancora una volta, sentite anche Storia d'Italia perché vale la pena. Esatto, poi quest'anno abbiamo parlato fino adesso con amici podcaster, abbiamo cercato un po' di aprirci anche a tutti i podcaster che si stanno prodigando per la divulgazione storica, oltre poi a continuare le produzioni qua a Never Was Radio. Ma abbiamo cercato anche di parlare con qualcuno che di storia ne sa, e ne sa più di noi forse, che sono, per esempio in questo caso chiameremo tra poco Mirko di Fatti per la Storia, che sono un gruppo di storici che producono un bellissimo sito e diverse attività sui social dedicati a chi è appassionato di storia e fa la storia in maniera seria, secondo un metodo scientifico, raccontando appunto il nostro passato attraverso canoni che sono, come dire, certificati anche da una certa proprietà accademica. Ecco, con Fatti per la Storia stiamo cercando di fare anche con loro delle collaborazioni per la nuova serie, perché in realtà può funzionare bene questo connubio tra la narrazione storica di Bisturi e la ricerca storica, che va a prendere anche
magari dei documenti piuttosto che delle fonti che sono delle nuove scoperte. Quindi sentiamo che cosa ci dicono gli amici di Fatti per la Storia. Colleghiamoci con Roma. Sì, grazie. Beh, inizio col dire che il progetto Fatti per la Storia inizialmente era nato nel 2017 solo ed esclusivamente come pagina Facebook e profilo Instagram. Solo successivamente si è sviluppato e a partire dal gennaio del 2019 abbiamo aperto il sito web. Da quel momento il nostro è diventato un progetto multimediale dove cerchiamo in sostanza di applicare quelle che sono le regole digital alla storia, con lo scopo ovviamente di condividere quello che è il sapere storico e soprattutto renderlo accessibile ad un pubblico. Il nostro è praticamente cioè quello che ci mettiamo è un impegno rivolto praticamente ad offrire a tutti quegli utenti che ci seguono dei contenuti attendibili e ovviamente il più possibile obiettivi per quel che riguarda l'aspetto storico, soprattutto per contrastare quello che ormai è diventato, penso sia riconosciuto da tutti, un fenomeno dilagante, che è quello delle fake news, soprattutto in rete, ma anche il fenomeno dei negazionismi e revisionismi storici, che sono molto pericolosi e che purtroppo hanno sempre più popolarità, soprattutto nel nostro paese, direi. Noi crediamo appunto che la conoscenza storica sia di fondamentale importanza dal punto di vista sociopolitico proprio, e in questo senso abbiamo fatto nostra una affermazione del famoso storico Mark Bloch, che è presente in uno dei suoi libri più importanti, forse più conosciuto, che è Apologia della Storia o Mestiere di Storico, nel quale appunto Bloch ha affermato: l'incomprensione del presente nasce inevitabilmente dall'ignoranza del passato. Ecco, proprio a questo proposito noi ci poniamo come obiettivo quello di migliorare e per quanto possibile ovviamente elevare la divulgazione storica in Italia. Sappiamo ovviamente che il compito non è semplice, è difficile, però siamo abbastanza determinati comunque a percorrere il percorso che abbiamo iniziato da un anno e mezzo appunto. Una delle cose, Mirko, che interessa e anche su cui ci siamo un po' trovati è proprio questa dimensione per cui ovviamente la storia ha una sua contestualità, una sua dinamica anche dal punto di vista della ricerca delle fonti, del metodo critico, esatto, del metodo scientifico, esatto. Ma è importante che ci sia anche una visione della storia che ci permette di comprendere meglio l'attualità. Una delle cose che abbiamo fatto proprio con le ultime puntate della terza serie di Bistory, che faremo sempre di più, è proprio quella di cercare di cogliere in racconti della storia, in narrazioni di personaggi storici, qualcosa che ci spiega meglio o forse ci informa, ci dà qualcosa che aumenti la nostra cultura, no? Cultura nel senso di colere, come si diceva in latino, cioè nel senso di coltivare, di abitare una certa situazione in maniera completa per riuscire a comprendere meglio il nostro tempo. Io penso che questo sia uno degli obiettivi anche di Fatti per la Storia. Hai detto bene, condivido il tuo pensiero, ma cioè secondo me io forse sono di parte perché ho seguito un percorso, ho studiato storia per passione, però è innegabile che la materia sia di fondamentale importanza, cioè sapere quella che è stata anche la storia del nostro paese. Non ho ancora detto comunque che a formare il nostro gruppo siamo in totale 5 ragazzi, oltre a me c'è un altro mio collega che ha seguito il mio stesso percorso. Gli altri tre invece hanno una formazione diversa, però tutti e cinque contribuiamo allo stesso modo allo sviluppo di questo progetto, sia appunto attraverso la creazione di contenuti, come ho appena detto, sia attraverso poi la divulgazione e la diffusione, cercando sempre di seguire però quelle che sono le strategie del web per dare la visibilità sia del sito, sì, ovviamente la visibilità dei due profili social. Infatti su questo volevo, scusami se ti interrompo, volevo chiederti di specificarci meglio quali sono
diciamo, le componenti, diciamo, della vostra visione ipermediale della storia, e poi anche la vostra community, cioè le persone che vi seguono, che sono molto numerose sia sul sito che sui social. Quindi raccontaci un pochino dove si può trovare e interagire con Fatti per la Storia, e un po' quali sono le dinamiche, i numeri anche delle persone che numerosissime vi seguono sempre di più, insomma. Allora, inizio col dire che il pubblico è molto diverso, parlo di social. Su Facebook, vabbè, ci seguono adesso oltre 4.000 persone. Lì il pubblico è, diciamo, un pubblico adulto, magari più istruito, mentre invece su Instagram, dove siamo seguiti da praticamente poco più di 14.000 persone, e il pubblico è giovanile per lo più, ci sono molti studenti che vanno ancora a scuola, e quindi la nostra sfida anche all'inizio è stata quella di riuscire a creare dei contenuti sul web che si potessero adattare ad entrambe queste categorie, perché questo è il difficile, l'aspetto più difficile forse, riuscire a soddisfare le esigenze di un pubblico variegato. Magari entra sul sito una persona che ha già una conoscenza della materia e si aspetta di trovare dei contenuti un po' più dettagliati su uno specifico argomento. Per esempio, mi ricordo qualche mese fa avevamo pubblicato un articolo sul processo di Norimberga, abbastanza lungo comunque, l'avevo fatto io stesso. Mi ricordo che su Facebook ci sono stati diversi commenti di persone che si aspettavano un articolo più approfondito ancora, magari con un approfondimento dettagliato su quelle che sono state le fasi del processo. Ecco, questo comunque è un aspetto interessante che ci dà sempre quella spinta per fare meglio. Credo sia fondamentale per portare avanti questo tipo di progetto. Assolutamente. Quindi, allora, ringraziare Mirko Muccilli di Fatti per la Storia. Riassumiamo un attimo quali sono gli elementi, appunto, per rintracciare Fatti per la Storia online. Quindi fattiperlastoria.it, che è il sito, diciamo, del think tank Fatti per la Storia, e poi Fatti per la Storia su Instagram e su Facebook. Diciamo che già nelle ultime settimane, in alcuni punti di Fatti per la Storia potete trovare anche delle puntate di Bisturi coerenti con gli articoli che sono stati fatti. E poi nella stagione autunnale abbiamo tanti bei progetti che svilupperemo insieme, e sicuramente ci saranno delle sorprese per i nostri fan, sia i fan di Bisturi che i fan di Fatti per la Storia.it, che, ripetiamo, non è un podcast ma è un think tank di storici molto competenti, e quindi sicuramente, diciamo, questa collaborazione sarà foriera di bellissime cose. Quindi io ti ringrazio. Grazie a voi per l'invito. Grazie Mirko. Speriamo di tirare fuori belle cose, ma non sarà sicuro. Ringraziamo anche tutti gli altri storici, appunto, di Fatti per la Storia, e quindi l'appuntamento è a tra pochissime settimane con delle cose molto belle condivise. Grazie ancora Mirko, a presto. Grazie a voi, a presto. Dopo aver sentito Mirko di Fatti per la Storia, siamo quasi addirittura con questa nostra puntata confidential. Spero che le cose che abbiamo detto vi abbiano interessato, vi abbiano solleticato per vedere un pochino che cosa sarà la nuova Bisturi della nuova serie, la quarta serie. Ormai sono più di 2 anni che produciamo Bisturi, le puntate non sono tantissime, sono una trentina, ma sono davvero, escono da tutta la nostra passione, la nostra meticolosità per cercare di fare un prodotto sempre più bello, sempre più godibile, sempre più ascoltabile, sempre più immersivo, e devo dire che i risultati ci sono tutti. Ripeto, ci saranno delle novità. Bisturi e Never Was Radio come casa madre cercheranno di produrre qualcosa di interessante nel frattempo e contemporaneamente alla nuova serie, ma Paolo, non dimentichiamo tutte le altre produzioni di Never Was Radio, che voi potete trovare ovviamente sempre su Spreaker, eccetera eccetera eccetera. E quali sono? Non potevi dire meglio. Arriverà a brevissimo la seconda stagione di Quarta di Copertina di Anna Rusconi. Se vi piace andare a scoprire la storia dei più grandi scrittori,
abbiamo avuto nella precedente stagione personaggi del calibro di Stephen King, di Pasternak, di Cthulhu. Insomma, torneranno e vi assicuro che quest'anno vi faranno vivere dei viaggi pazzeschi. Se invece vi piace, oltre alla storia, anche un po' il lato horror, vi consigliamo, invece prodotto da me e da Fabio Montagnoli, La Bestia Feroce, un racconto in 6 puntate, uscito poco prima del lockdown, che racconta invece la storia vera, tratta da un giornale circostanziale scritto probabilmente da Cesare Beccaria, di una bestia molto simile alla bestia dello Cevodan che ha ucciso e divorato diversi fanciulli fuori Milano. Bestia Feroce, tra l'altro, ambientata in un anno non secondario, 1792, quindi un anno in piena epoca di lui, in piena rivoluzione francese, eppure in questa zona d'Italia così provinciale c'è ancora questo sapore un po' che noi diremmo oggi medievale, forse per chi non conosce il Medioevo, ma in realtà così un po' in un sapore di arretratezza che ci porta indietro di qualche secolo. Ma poi anche una Milano magari molto avanzata all'interno delle mura della città stessa, ma dove al di fuori regnavano ancora la superstizione e le credenze popolari, quindi è molto interessante. Sicuramente una cosa che a noi di Bistori piace, cioè lo studio anche della mentalità delle epoche che raccontiamo attraverso le vite di queste persone, e La Bestia Feroce non racconta una biografia, racconta un fatto, diciamo, di cronaca nera, però in questo fatto di cronaca nera ritroverete, nonostante non si l'autore sia un'altra persona rispetto a noi che scriviamo Bistori, ritroverete però delle caratteristiche fondamentali, che è quello di capire quale poteva essere la mentalità in un'epoca che era di rivoluzione mondiale, in realtà non soltanto francese, in un borgo periferico vicino a Milano, dove in realtà appunto vigeva ancora questa atmosfera un po' ovattata, un po' bigotta, un po' magica, un po' come dire, dove le streghe a un certo punto possono esistere. Detto questo, ci sentiamo tra un paio di mesi. Diciamo di sì, fine autunno ricomincerà la serie classica. Ormai siamo un po' come le serie classiche dei grandi telefilm americani. La serie classica di Bistori, cioè 5-6 puntate settimanali da downloadare in podcast sempre. Diciamo tra l'elezione del nuovo presidente americano e il Natale. Esatto. Dopodiché si ripartirà invece con degli speciali mensili, dove giocheremo un po' con il nostro passato, con il nostro presente e, come sempre, col nostro futuro. Questo pezzo così evocativo, non ci rimane che salutarvi, darvi appuntamento a quando abbiamo detto e ricordarvi sempre che le puntate di Bistori sono belle al primo ascolto, ma se voi le riascoltate sono ancora più belle. Ciao a tutti. Ciao.